Beh, ragazzi, bentornati su questo server 3. Oggi si gioca Faster Than Light. Io ve lo dico, non mi ricordo una sega. Però ci ho giocato tanto, ci ho giocato veramente veramente tanto. Tant'è che dovrebbe essere uno 197 ore. Uno dei giochi più giocati. Allora, fammi vedere. Questo era figo. Questo ne ho sbloccati tutti quanti. Era molto figo questo. E anche perché c'ha la falce, la scarica di ione e la falce. Zah! E un attimo. Vediamo quest'altra. Non sono mai riuscito a sbloccare con questi. Ok, questo è quello d'abbordaggio. Mini e laser. Questo è carino. Ah, questa è complicata. La Cruos. Questa pure è complicata, ma non me la sento proprio. Questa è la base. Allora, facciamo questa. Questa è complicata, però c'ha l'involucro in titanio. Diciamo facile. Anche perché non mi ricordo proprio una sega di niente. Allora. Ah, ok. Questo una arma e... Aspetta, possiamo togliere una di queste e possiamo fare così. Bene. Vediamo un po' di fare il salto. Qui abbiamo alla guida. Aspetta che... Possiamo fare... Abbiamo barre 8. Possiamo aggiungere una barra di energia. Così stiamo carichi. E sti cazzi. Salto. Qui che c'è? Possibile nave. Allora, andiamo nella nebulosa. C'è un pericolo. Ah, qua c'è commercia. Quattro missili, vabbè, non c'abbiamo i missili, quindi niente. Andiamo verso la nave e cerchiamo di abbordarla. Allora, compra uno schiavo, attacca lo schiavista e andiamo di subito di andiamo ad attaccare con R-mini. No, con R-mini. No, cazzo. Ecco qua, male. Oh. Siamo malissimo. Allora, ci danno uno schiavo. In questa fase io accetto lo schiavo. Cioè, non si dovrebbe fare, però è fondamentale lo schiavo in questo momento. Anche perché ci permette di stare veramente, veramente, veramente molto più tranquilli. Allora. Soprattutto questo schiavetto, non sapeva fare niente, non sapeva proprio niente, niente. Vabbè. Tuttavia, questo è uno di quelli che... che riesce a lavorare anche in assenza, cioè questo è per il fuoco, il fuoco, e secondo me possiamo salvare. Allora, qui c'è una richiesta di soccorso e andiamo verso la richiesta di soccorso. Conduciti a destinazione, continuo. Ok, la missione sta qui. Noi potremmo fare questa. Poi da qui no, non posso tornare indietro. Posso fare questa però. Allora, vediamo un po'. Piccola nave rimane attaccata a una stazione, ma la nave attiva le armi. Ma adesso sappiamo più o meno quando partirà il raggio e quindi... Op. Attacchiamo lo scudo e via. Adesso via di armi e via di scudo. Boom. Perfetto. Allora, ci hanno 6 missili. 2 e 14. Accettiamo la loro resa, perché questa missione qui è una missione più che altro velocista. Cerchiamo di fare tutto in fretta. Non so dove mettere la...
la cosa per non dare fastidio. Non so se si può orientare in scala. Vediamo un po', perché merda. Volevo orientare questa cosa dall'altra parte. Mettiamo qua. Mettiamo qui. Non lo so, zio. Allora. Oh, trasforma. Ah, ok, capovolge orizzontalmente. Ecco qui. Così ho più o meno posto per adesso che non ho altri personaggi. Ok, salto. Abbiamo questo. Poi qua. Sono andato a potere nella prossimità di una stella. Questo potrebbe rompere i coglioni, eh. Poi qua e poi andiamo qui alla. Sì. Per forza devo fare questo salto. Interveniamo e difendiamo l'avamposto. Allora, calmi e tranquilli. Dobbiamo essere molto bravi. Allora. Qui attacchiamo lo scudo e poi con l'R mini facciamo così. Bene. Molto bene. Non è un problema. Ok, mi sta attaccando male. Perché l'autosparo non è andato? Bene, abbiamo preso un sacco di roba. Io direi che possiamo aumentare questo e aumentare una barretta di energia. Così dura di più. Chi è che è stato attaccato? Xing Xing. Questo è Xing Xing. Dai, è Xing Xing. Cosa potremmo andare a sistemare? Le porte, perché se arriva qualcuno, ma secondo me invece è meglio andare della cosa che funziona meglio, questo. Ok. Qui dobbiamo fare molta attenzione, perché se no. Allora. Perfetto. Beh, gli abbiamo fatto un male cane. Allora, cosa che non va qua? Via. Non ci ha colpito, eh. Incontro la stazione spaziale in costruzione. Riceve un messaggio dalla torre di controllo. Salve, abbiamo da poco perso contatto con un cargo materiale per la costruzione. Puoi aiutarci? Offri l'aiuto. Ok. Buono. Xin Xin, sembra da problemi tu. Tuttavia, qua c'è una missione e qua c'è una missione. Quindi tac, tac, tac. Oh merda. Allora. Andiamo qua, poi andiamo qua. No, dobbiamo andare per forza qua. Poi qui, e poi tornare indietro, andare qui. E poi da qua. Madonna, non lo so se ce la faccio, eh. Tuttavia, possiamo maxare questo e muoverci così. Tanto andiamo alla missione adesso. Ok. Questo
questo via di scudo, così se qualcuno mi mette qualche sputo in più, e così li seguiamo tutti. Via. Ok. Vediamo un attimino. Se evitiamo lo scudo. Buono, ha resistito. Ma gli abbiamo fatto un male cane. Facciamo andare a ricaricare Nicola. Salto. Oh, cazzo, c'è il negozio. Non posso fare granché con 21, eh. Con 21 mi sa che il negozio lo devo saltare adesso. Qua non c'è niente, mi sa che è pulito. Mi sa che rischiamo oggi. Allora, trovi il cargo disperso attraccato a una stazione ribelle. Invio un messaggio alla banda ristretta a scoprire che sono trattenuti contro la loro volontà e costretti a donare le loro scorte per contribuire allo sforzo bellico. L'attacchiamo. Come intrusi a bordo. Ok. Allora, via di laser. Per forza così dobbiamo fare, ragazzuoli. Ok. Abbiamo segato. Cazzo, mo arriva una botta pazzesca. Madonna. Ok, ci hanno dato un sacco di cose, ma. Devo scappare qua perché sennò rischiamo le mazzate. Allora, una nave con insegne pirata. Bene, viene in evidenza, orbita una luna vicina. Trasmette un messaggio semplice con cui offre equipaggiamenti in vendita. Contatta la nave. Allora, sì, abbiamo un'ampia gamma di merci. Venite a bordo a vederla. Sembra un'inculata. E invece, compra chip. Compra un progetto per droni. Beh, compriamo un progetto per droni. Ok. Io compro un progetto per droni che non c'è però adesso. Ora. Cosa possiamo fare? Vediamo un attimo. Dobbiamo vedere rispetto a come stiamo messi con il resto. Perché vabbè, ma non posso muovermi. Salto. Ecco qua. È un grave problema. Allora, devo per forza potenziare. Cazzo, non posso. Dobbiamo provare a rallentarli. Per forza. Via. Dobbiamo fare un tentativo disperato. Ah, c'hanno pure l'attacco con. Allora, qui. Madonna, questi si stendono. Cazzo, pure due scudi. Allora.
Tanto mi è venuto uno soltanto, no? Meno che non faccio così. Merda. No, cazzo, è partito. Merda. Merda. Ok, fermi tutti. Dobbiamo andarcene. Via. Così prendiamo un po'. Ma ricevi un messaggio, un piccolo convoglio. Hanno bisogno di rifermino e in cambio sono disposti a migliorare il tuo reattore. Via. Ottimo. Ok. Ho rischiato un sacco, eh. Ho rischiato veramente tanto. Andiamo al nuovo settore. Andiamo al... Oh no, i Mantis. I Mantis arrivano. Allora, i Mantis, abbiamo un problema con i Mantis. Che i Mantis vengono a bordo. Occultamento. Però se facciamo occultamento, restiamo nascosti. Attacca la nave, che me ne frega a me. Ok, ma hanno potenziato tutto in realtà. Ok. Possiamo rimanere tranquillamente occultati. Merda. Noi dobbiamo ammazzargli questo scudo qui, a meno che... No. Sta cosa col mini è un macello. Faccio per forza così, dai. A meno che... Vabbè, gli taglio uno in più. Merda. È andata bene. Ok, li ho spezzati praticamente. Bene. Salto. Andiamo a fare soccorso? Per forza. Conduci a destinazioni e via. Minchia, ma qui è un macello a condurre in destinazione. Devo fare per forza sta strada. Cioè, la strada... Che mi porta più o meno. Rischia di attivare il limite a smantellare la nave. Cerca di scaricare i dati della nave. Ok, scaricare, perfetto. Vai.
Ok, non è un problema, ci occultiamo. Ah, mo' gli facciamo un macello. Allora, questo io spariamo qua. E questa. Aspetta, però. Ok, bisogna stare molto attenti a quello che succede così. Mamma mia, che bordello gli abbiamo fatto. Ok. I mantis di questo livello sono inutili praticamente. No, ma guarda giù. Sto fatto che ci attaccano con gli ioni, è un macello. Ok. Allora, vado qui per forza. Esalto. Devo andare qui, poi faccio la missione. Poi torno al negozio. Faccio soccorso e via. È per forza. Ce ne stanno un sacco di cose da fare. Ah, bene. Ma questa nave è uno spettacolo. Dovrei potenziare solo il coso. No, trovi l'origine del segnale del soccorso. Una piccola stazione rischia di essere distrutta da un incendio scoperto nel web. Il sistema di incendio a bordo non si può. Allora, mando il Rockman. Perché lui resiste al fuoco. Teletrasporto benefico. Ah. Sì, ma se non compro il resto me ne si ammacella. Vediamo la missione di soccorso che c'è. Ma miseria, oh, che culo. Ok. Riparo tutto? Aumenta i tuoi scudi. Ogni barriera aggiuntiva può bloccare un colpo. Perché non ce l'ho lo scudo, vero? Vampa. Allora, la vampa appicca gli incendi, però il mio problema adesso. Può caricarsi più volte accumulando colpi aggiuntivi. Dovrei prendere questi due, Vampa, perché il laser. Allora, gli scudi mi dà la Vampa. Tempo di ricarica. Danno normale, chance incendio bassa. Questo mette fuoco, questo è buonissimo. Quanti colpi c'ho? 11. Tempo di ricarica 5 secondi. Dai, prendiamo questo. Scudi. E rinnoviamo. Gli scudi servono. Posso vendere. Incendiare o no? Questo posso vendere. E il teletrasporto benefico che non intendo. Ok. Anche l'hacking potrei farlo, però in realtà quello che vorrei adesso è. Mettiamo uno scudo. Che questo mi aiuta tantissimo lo scudo che non avevo. Oh, vado qui. Vedete, questo mi avrebbe proprio tritato, ma proprio male male.
Chissà se riesco a prenderli tutti e tre. Beh, preferisco far così. Ok. Gli ho fatto male male. Salto. Ce la faccio a farli tutti e tre, mi sa, eh. Proviamoci. Soccorri nave civile. Beh, qua non è un problema. Allora. Ah. Bene. Tenta di contattare la vicina. Oh, grazie capitano. Un'unità riparante. Dai. Ok, soccorso e poi dovremmo farcela fare tutto, ma prima. Ok. Che potenziamento si? 3. Ah, riesco, ma quanto sono stupido. Perché devo potenziare prima questo, ma non potevo. Vabbè, prossimamente. Intanto andiamo a fare un soccorso. Dare una mano ai ragni alieni giganti. Non sono uno schermo. Trovi alcune navi in fuga da una piccola stazione. Allora, qua di solito. Qua perdo uno, sicuro. Però mi serve. Oh, grandioso. Che culo. Oh. Oh, questa è una run perfetta, eh. Commercio, meno 3 missili. No, no, ma fottitil. Nuovo settore, ok. Andiamo di qua. Settore nuovo. Si riparte. Allora, una nave di esplosione Zoltan disarmata avanza lentamente verso l'astropato. Io intanto, questa è una nave diplomatica Zoltan, in missione di pace. Non abbiamo né armi né scudi, ci affidiamo alla benevolenza attuale con il nostro messaggio. Ascoltali. Usiamo il vostro silenzio come un segno di interesse e contemplazione. Parlano a lungo di pace, armonia, ma il resto supera la portata della tua mente primitiva, oppure un cumulo di sciocchezze. Concludono, vi prego di diffondere il verbo dell'illuminazione quando non hanno ancora udito. Quando l'avete fatto, contattate i nostri confratelli e smetteremo di coordinare i cosiddetti confratelli. Mi sa che questa è una missione del cazzo. Però la missione del cazzo è una di quelle che stupide che ti attaccano. Ah, c'è il super scudo. Merda. Allora.
Ha tolto lo scudo fermo. Buono. Che culo che mi sono messo il laser. Non avrei avuto scampo senza laser, senza scudo, no, laser e scudo. Salto. Per forza così. Cazzo, non avevo scaricato. Vabbè, non è un problema là. Allora, vado con lo scudo. E poi vado col sistema di evasioni, che questi sono importanti da fotte. No. Mannaggia quella puttana. Questo fa male. Vabbè, facciamo così. Andato. Se io riuscissi a caricare pure il maser. Ui, bomba perforante. Questo fa malissimo. Allora, posso fare questo, questo. Poi questo, poi soccorso e qua entro nella valle dell'ignoto. Sì, posso fare così. Esploro il campo di asteroidi. Ok, buono. A cazzo di cane proprio. Posso farlo. Tac. Uno e si avvicina qua. Due, si avvicina qua. Posso provarci. Merda, entro si a bordo. Fermi. La Madonna. 4. Sono tanti. 4 sono veramente tanti. Ok, questo deve andare qua. Oh, però devo. Devo mandare un attimo il controllo.
No, non mi stanno spezzando. Affanculo. Cazzo, sono tosti questi, eh. Stata dura questa, eh. Complicata. Ok. Questo lo ricarico, questo sta quasi fatto. Ok. E questi li rimetto un po' a posto. Alright, che cosa potrei prendere? Gli scudi? Ma non ho energia. Prendo un'energia. Certo. Vediamo questa missione come va. Tenta di contattarli. Apro una comunicazione. Non riesco a immaginare cosa potresti dire. La ribellione deve distruggere chiunque sia ancora. Obsoleta federazione. Forse possiamo riconciliare i nostri ideali senza una guerra? La vostra istruzione finale è inevitabile. Abbiamo lasciato alle nostre spalle decine e decine. La vostra ribellione sta causando milioni di morti. La vostra ideologia divide. Questo dobbiamo mettere. La vostra federazione dei cadenti, gli umani vengono trattati come uguali nella, delle altre specie, ma noi vogliamo raggiungere il nostro pieno potenziale. Si lanciano alla carica. Ok. Vabbè, non è un problema se si lanciano alla carica. Noi facciamo caricare tutto. Abbiamo 6 gas di droni, tra le altre cose. Allora. Perforazione. Laser. E mini. Allora ci danno 6 e 22. Non accetteremo la resa. Fottiti. Ok, 30, non è tanto di più però. Allora, qua possiamo andarci, poi andiamo a soccorso, poi qua e qua rallenta tutto, quindi possiamo prendercela con una calma che non mi appartiene. Se no possiamo andare qui, ma credo che lo vedremo nel prossimo gameplay.